dovrebbe di meno. 509, non 506. Ma 508, 506, dovrebbe di meno. Vedi, 507. Quindi ci dobbiamo regolare su quello. Ok. In teoria ci sta pure il tempo là sopra, i minuti, però io non lo vedo, quindi... Pronto. Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor Tiger. Io sono MKV. E bentornati in questo video sul canale. Cosa andiamo a fare oggi? Allora, prima di tutto diciamo che oggi è arrivato un pacco. È arrivato un pacco? Sì, è arrivato un pacco. Mostra il pacco. Non vuoi il pacco? Pacco, ah, ok, pacco, pacco. ragazzi. È arrivato un pacco per noi. È arrivato un pacco, cosa c'è dentro il pacco? Andiamo a fare l'unboxing e vediamo cosa c'è dentro il pacco. Ci vediamo dopo. Ragazzi, allora procediamo con l'unboxing del pacco, scopriamo cosa c'è all'interno. Il mio collega qui procede all'apertura, Allora, alla distruzione. distruzione del pacco. Facciamo vedere il coltellino da sopravvivenza. Ragazzi, questa è tanta roba, eh. Questa è qualità, questa significa qualità. Cioè, voi se già vedete questa cosa in un canale, significa un canale di qualità. Spiega che cos'è. Questo è un coltellino da sopravvivenza che non è uscito nel pacco, Non è uscito nel pacco, però lui ha l'abitudine di perdersi nella giungla. E quindi gli serviva, era una cosa veramente serviva. Allora, questa non serve. Ragazzi, ecco, ci siamo, eh? Ok, ci siamo ragazzi. Imballaggio devo dire ottimo. Un ottimo imballaggio. Tira. Ci siamo. Ecco qua. Ok ragazzi, nel pacco c'erano queste due confezioni. Dietro c'è disegnato cosa in realtà sono. Sono due kit da montare. Quindi noi adesso procediamo con una sfida di montaggio a chi fa prima. Quindi direi che è una sfida. Chi riesce a montare prima il contenuto della confezione e senza strumenti. Sì, esatto, non useremo nulla, faremo tutto con le mani, quindi staccheremo ogni singolo pezzo e procederemo al montaggio senza l'uso di taglierini o pinze che ci facilitano il lavoro, insomma. Essendo anche un lavoro di precisione, sì, senza esatto. strumenti sarà molto più difficile, quindi vedremo chi dei due riuscirà a fare meglio. Ok ragazzi, io direi che possiamo passare al montaggio, poi passiamo alla fine del video dove vi faremo vedere cosa abbiamo montato, insomma, la versione finale, e faremo anche una recensione, giusto? Io direi che possiamo andare.
Allora ragazzi, la sfida termina qui. Come avete potuto vedere dalle immagini, ho vinto io. Ho fatto un po' prima, però dobbiamo dire che comunque mi ha dato una mano su un pezzo che non avevo capito benissimo come si incastrasse, e me l'ha incastrato lui, quindi diciamo che può finire anche in pareggio per il tempo che comunque ha perso. Allora ragazzi, che dire del prodotto? Il prodotto è fatto abbastanza bene. Perché abbastanza e non benissimo? Perché comunque al tatto, anche montandolo, si vede che è un prodotto molto fragile. È abbastanza semplice da montare, su questo direi che concordiamo entrambi, però nel mettere gli adesivi non è semplicissimo, quindi diciamo farlo senza strumentazione diventa un po' complicato. Esatto. Soprattutto per la parte che adesso starete vedendo del busto, dove bisogna attaccare i due adesivi dorati, che metterli a mano è praticamente impossibile, serve una pinzetta o comunque qualcosa per inserirli all'interno. Sì, esatto. Per quanto riguarda il materiale, è una plastica che comunque è fragile, possiamo dirlo tranquillamente, è fragile anche. Ci sono parti fragili, tipo sì. Le pistole sono molto sono facili da curvare perché la plastica è sottile, ci sono altre parti invece abbastanza rigide, però tutto sommato il prodotto è fatto bene. Io direi che comunque sono abbastanza, per quanto mi riguarda, soddisfatto comunque del prodotto del Mini Gundam. Sì, per chi non l'avesse capito ancora, era un Gundam da montare. Sì, esatto. In questo momento starete vedendo anche il libretto delle istruzioni che abbiamo usato, che non avete visto prima perché non volevamo spoilerare di cosa si trattasse. Esattamente, sì. Ragazzi, in fin dei conti è un buon prodotto, non è eccelso, però un buon prodotto. Diciamo che il prodotto rispecchia abbastanza bene quello indicato sulla copertina, anche se molte parti sono differenti, tipo lo scudo attaccato sulle ali e sulla copertina è grigio, mentre qui è tutto blu, è un unico pezzo. Lo stesso per pistola, spada, che è di un altro colore, invece qui è tutto un colore, però diciamo questo sono dettagli che si potrebbero anche rifinire poi a mano, al gusto personale. Sì, esattamente. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Come sempre vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale se vi va e sempre se non l'avete già fatto. Sotto nella descrizione trovate tutti i nostri social dove potete aggiungerci e seguirci. Se vi va lasciate anche un commento per farci sapere la vostra opinione sul prodotto, se vi piacciono video del genere e se li volete di più sul canale. In seguito arriveranno altri unboxing e recensioni di prodotti. Ragazzi, ci si becca online!